Salve, io rappresento una società startup genovese, si chiama ARMS, che sarebbe l'acronimo di Automated Reefer Management Systems. Società che è stata fondata da alcuni ingegneri e operativi che provengono dall'ambiente terminal container marittimo e che si è data come obiettivo quello di automatizzare una delle attività che ancora oggi rimangono manuali all'interno dei terminal e delle navi. È l'attività di gestione della connessione elettrica ai container refrigerati, che comporta la connessione e disconnessione della loro presa volante, che trasmette 380 volts fino a 32 ampere, e che fino ad oggi viene svolta da elettricisti o comunque tecnici che si devono spostare all'interno delle aree di stoccaggio dei terminal o sulle coperte nelle stive delle navi per andare appunto a prelevare una presa volante che è messa sul container refrigerato e poi collegarla all'alimentazione elettrica o della nave o del terminal. È un'operazione che sembra banale, però comporta molti rischi, essendo svolta proprio all'interno di aree che non hanno, non sono, non è, nelle quali non è previsto che circolino persone, specialmente a piedi. E purtroppo negli ultimi tempi sono già avvenuti incidenti anche fatali per questo motivo. ARMS ha iniziato a lavorare a questo progetto già da oltre 3 anni. Ha avuto l'opportunità di poter progettare un certo numero di versioni di prototipi che sono poi in effetti dei bracci robotici che ricercano, individuano una presa elettrica standard che verrà aggiunta sui container refrigerati, la collegano, la disconnettono, tutto su ordini informatici del sistema operativo del terminal o della nave. È stato un lavoro di squadra fatto dai nostri 5 ingegneri, tra i quali uno trasporti e gli altri elettrotecnici, e una persona molto in gamba per quanto riguarda la gestione dell'automazione dei motori elettrici. Siamo ad un punto di prototipi che sta raggiungendo il TRL classico 9 e quindi in questo momento siamo alla ricerca di un partner industriale che ci aiuti a produrre i sistemi che sono già, diciamo, nel focus delle compagnie di navigazione come MSC, CMA, siamo le prime compagnie al mondo di navigazione e anche nel focus di principali terminalisti come DP World, Eurogate e altri comunque in seguito. Pensiamo e speriamo di riuscire ad arrivare sul mercato verso la fine del prossimo anno, essendo questa fase di industrializzazione molto complessa e che richiede del tempo. Progetto comunque che per noi è motivo di orgoglio.